La Kia Stinger è la prima Gran Turismo dell'azienda coreana. E che Gran Turismo? La scheda tecnica non mente, siamo di fronte a una berlinona come si deve. È bassa, lunga e larga e ha un bagagliaio abbastanza generoso, 406 litri. I fari sono a LED e gli interni sono di ispirazione aeronautica. Due sono i motori disponibili. Il più venduto in Italia sarà senza dubbio il 2002 turbo diesel 4 cilindri da 200 cavalli, disponibile a 2 e a 4 ruote motrici, mentre dedicato a chi esagera c'è un 3003 V6 biturbo benzina da 370 cavalli, disponibile unicamente con la trazione integrale. Le prestazioni in entrambi i casi sono importanti, 7,6 secondi nello 0-100 e 225 km/h per il diesel. 4,9 secondi e 270 km/h di velocità massima invece per il benzina. Entrambi equipaggiati con cambio automatico a 8 rapporti, entrambi con sospensioni a schema MacPherson davanti e multilink dietro. Per la sola versione a benzina sono previste pinze freno rosse Brembo, cerchi da 19 pollici, sospensioni a regolazione elettronica e launch control. L'elettronica di serie è molto completa e prevede sistemi come il cruise control adattivo, i drive mode, la telecamera a 360 gradi e il sistema audio Harman Kardon. Due soli gli allestimenti disponibili in Italia, GT Line per il motore diesel e GT per il benzina. Per i prezzi si parte dai 47.500 euro della GT Line fino ad arrivare ai 55.000 euro richiesti per la GT. Incluso nel prezzo, Kia offre un pacchetto niente male, 7 anni di garanzia e 4 anni di manutenzione e assicurazione casco. La Stinger è imponente e sfacciata e all'interno si è ben accolti. I sedili anteriori sono avvolgenti e offrono un sacco di regolazioni. Dietro lo spazio per i passeggeri non è male, ma la testa è un pelo sacrificata per via del tetto spiovente. Ci si muove con regalità. Si destreggia con sorprendente facilità, anche nel traffico più caotico, grazie allo sterzo diretto e sensibile. Il turbo diesel non è un fulmine a prendere i giri, ma è molto elastico e non ha ritardi. Anche le sospensioni fanno un bel lavoro. Sulle buche non sobbalzano, ma al tempo stesso assicurano un bel assetto, composto e rigoroso. Ma è l'autostrada il suo habitat naturale. A velocità codice il motore gira a poco più di 1000 giri e tutti i sistemi di assistenza alla guida rendono il viaggio leggero e poco impegnativo. Solo quando si accelera con veemenza il 4 cilindri si fa un po' rumoroso. Meglio sfruttare la sua coppia piuttosto che spremere le marce. La GT è di tutt'altra pasta. Andando a spasso sa anche essere educata. I drive mode possono cambiarle in modo di fare in maniera significativa e il motore è silenzioso. Ma è sufficiente un rettilineo vuoto per ricordare a chi guida il significato di 370 cavalli e due turbocompressori. Il 6 cilindri ha una forza micidiale, fin dai bassi regimi. L'accelerazione aumenta, senza buchi né ritardi, e allunga con decisione fino a poco prima della zona rossa. La colonna sonora è maestosa, ma senza essere fastidiosa o invadente. Un gioiello di motore, gagliardo e gustoso, ma mai nevrotico. Meno male che l'impianto frenante è firmato Brembo. Le possenti pinze anteriori tolgono palate di chilometri orari in pochi metri e il pedale del freno non è mai spugnoso. Guidata su un bel percorso misto, la Stinger GT offre un'esperienza di guida molto coinvolgente, soprattutto in uscita di curva, dove si può sfruttare l'esuberanza del suo motore e l'ottima trazione. Non è un riferimento però nei cambi di direzione. L'agilità è penalizzata dalla sua imponente massa, che obbliga ad anticipare un po' l'impostazione della traiettoria. La Stinger è un prodotto ben riuscito. Le manca solo un pizzico di raffinatezza rispetto alle concorrenti più blasonate, ma è anche un po' il suo carattere. Oltretutto, nel prezzo d'acquisto è incluso quasi tutto, e anche di più. Un jolly non da poco, per chi guarda questo genere di auto.